Buonasera a tutti e benvenuti a questa 20ª edizione del Giorno del Diploma, che è dedicata ai diplomati dell'anno scolastico 2019 e 2020. L'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi, con la collaborazione dei suoi studenti, ha inteso riprendere, primo in Italia, la cerimonia del conferimento dei diplomi secondo una tradizione che trae le sue origini dal Medioevo. Col termine latino inceptio si indicava la cerimonia durante la quale ai candidati era conferita la laurea in discipline umanistiche e in tal modo si potevano cominciare ad insegnare. Col passare dei secoli la cerimonia si è trasformata, ma il suo scopo rimane lo stesso: riconoscere le persone che hanno ottenuto un diploma e onorare le tradizioni e le istituzioni di cultura. Oggi l'idea originale è stata allargata ad indicare che al conferimento dei diplomi i diplomati chiudono un periodo della loro vita scolastica per intraprendere gli studi universitari o per cominciare la vita professionale. Il tradizionale copricapo per tutti i diplomi è il tocco di tessuto nero con la parte superiore quadrata, piatta e rigida. I diplomati, con il massimo dei voti, possono sostituire il tradizionale fiocco nero con un fiocco dorato. Non esiste una regola generale per la posizione del fiocco sul tocco. Tuttavia, è consuetudine che i diplomandi portino il fiocco dalla parte anteriore destra prima che venga loro conferito il diploma e di spostarlo sulla sinistra dopo il conferimento. Ed ecco che, accompagnato dalla marcia, parte il corteo dei diplomati, guidato dalla dirigente Amanda Ferrario. Apre il corteo la classe 4 AI del corso internazionale quadriennale indirizzo relazioni internazionali per il marketing, con la sciarpa rossa decorata da una corona di stelle. Segue la classe 4 BI del corso internazionale quadriennale indirizzo amministrazione, finanza e marketing, con la sciarpa blu decorata da una corona di stelle. Accompagna la 4 AI la professoressa Barone e accompagna la 4 B la professoressa Chioppi.
svolto dalla professoressa. Indossano la tradizionale sciarpa rossa. Inizia la quinta AR accompagnata dal professor Bosetti. Segue ecco la quinta AR corso DESDE che prende posizione, seguita dalla classe quinta BR corso ESABAC accompagnata dalla professoressa Montanini. Entra la classe quinta CR accompagnata dalla professoressa Ferrari. Classe quinta CR e si avvicina la classe quinta DR accompagnata dalla professoressa Tripodo. Ecco la quinta di R. Seguita dalla classe quinta ER, accompagnata dalla professoressa Gino. E chiude il corteo delle classi di relazioni internazionali per il marketing, la classe quinta FR, accompagnata dalla professoressa Farina.
con la tradizionale sciarpa arancione entrano anche le classi del corso SIA. La quinta AS accompagnata dalla professoressa Pauciullo. Seguita dalla classe quinta BS accompagnata dalla professoressa Paci. Si avvicinano intanto con la sciarpa gialla le classi del corso turismo. La quinta AT accompagnata dalla professoressa Oggioni. E la classe quinta BT accompagnata dalla professoressa Vanoli. Con un leggero ritardo la classe quinta ER con la professoressa Gino. Ed ecco la quinta BT con la professoressa Vanoli. Chiude il corteo la professoressa Zorzi, che accompagna una rappresentante del corso IFTS. Con la quinta BT che prende posto si chiude il corteo d'ingresso dei diplomati del 2019-2020.
Chiamiamo Giorgia Ferrari, eccola. Prego Giorgia. Diamo inizio alla serata con l'inno d'Italia cantato da Giorgia Ferrari e ovviamente da chi lo vuole cantare. In piedi. Buonasera e benvenuti ragazzi. Con un anno di ritardo e con un tempo molto sospeso, siamo qua finalmente a festeggiare il vostro diploma. Io credo che sarà un diploma particolare, sicuramente diverso dagli altri Diploma Day, sicuramente un diploma che purtroppo non avrà la solita festa, che non avrà il rinfresco, che non avrà in qualche modo quel momento aggregativo che facevamo subito dopo tutti insieme. Però penso che sarà il Diploma Day che ricorderemo in assoluto di più. Perché abbiamo aspettato un anno per poterlo fare, avete aspettato un anno e questa sera siete tantissimi. Mi colpiva il numero dei diplomati, 365, un numero emblematico, uno per ogni giorno dell'anno, un anno scolastico che è stato unico nella storia. È vero, anche quest'anno abbiamo avuto il Covid, ma l'anno scorso vi siete trovati in mezzo. Siamo arrivati a un certo punto a febbraio, ci sono state le vacanze di carnevale, e non ci siamo visti più, non vi siete visti più nemmeno tra di voi. Vi hanno chiuso in casa e siete rimasti lì a cercare di portare avanti la scuola, di portare avanti tutte le vostre iniziative e di portare avanti il vostro futuro. Riflettevo oggi, io rientro in servizio qui a scuola oggi dopo un anno in cui ho prestato servizio a Roma su una serie di altre cose, proprio per il Covid, per dare una mano in tempo di Covid, e riflettevo su cosa dirvi stasera. Penso che la cosa che vi possa dire è che vi hanno rubato del tempo, ce l'hanno rubato un po' a tutti, ma non dovete permettere a nessuno di rubarvi il futuro. Il tempo è una cosa preziosissima, ragazzi. Pensate di averne molto davanti, pensate di avere tutta la vita, di poter creare, di poter avere il tempo di aspettare. Ecco, invece il tempo è una cosa stranissima. È lento in certi momenti ed è velocissimo in altri. Quando aspettiamo qualcosa non passa veramente mai, aspettiamo, tendiamo a capire che il tempo si dilata tantissimo. Voi avete atteso un anno per sapere che cosa avrebbe potuto succedere, per poter frequentare una palestra, gli amici, fare un aperitivo, in una società che invece era abituata a morderlo questo tempo e a farlo andare via veloce. Siamo la società dei takeaway, dei cibi surgelati, della videochiamata veloce. E non ci rendiamo conto che invece il tempo per potersi fermare, sedere con gli amici, bere un aperitivo, fermarsi in giardino, fermarsi fuori, sui gradini della scuola, dopo la scuola, non l'abbiamo più.
purtroppo in questo momento queste cose ci sono state tolte. Ecco, io credo che il vostro anno, la vostra maturità, il vostro diploma sarà quello che ricorderemo tutti. È stato un po' un passaggio, l'hanno paragonato tutti alla guerra, a questi tempi sospesi. Certo, non abbiamo avuto le privazioni della guerra, avevamo la spesa a domicilio, abbiamo fatto la pizza, la pasta, le videochiamate, abbiamo fatto tantissime cose, però vi hanno privato dell'aggregazione, del trovarvi tutti insieme, del poter condividere le difficoltà, e questa è una privazione fortissima. Anche in tempo di guerra e sotto le bombe ci si poteva comunque trovare tutti quanti, e i nostri nonni, i vostri bisnonni probabilmente, avevano modo di consolarsi a vicenda, di suonare, di cantare. Ora facciamo fatica a fare anche questo. Avremmo voluto fare l'inno alla fine della serata, ma la distanza dove siete seduti non ce lo consente. Le norme anti-Covid in questo momento ci impediscono anche questo. Quindi ringrazio Giorgia per averci cantato invece l'inno d'Italia qui, tutti, davanti a tutti quanti. Ecco, io vi dico questo. Il tempo che avete da qui in poi è vostro. Investitelo nel migliore dei modi. Fate quello che desiderate fare, non rimandatelo mai. Non sappiamo cosa capiterà domani mattina. Fate una passeggiata, andate al mare, godetevi la vita come soltanto a 20 anni si può fare. Studiate, studiate tanto. Cercate di diventare i migliori in qualunque cosa voi farete, perché più sarete bravi, più saprete le cose, più potrete incidere sulla nostra società. Sarete voi che da qui ai prossimi 4-5 anni gestirete noi, che prenderete le decisioni, che sarete i nostri assessori, i nostri sindaci, i nostri rappresentanti politici, medici, infermieri, guardia di finanza, piuttosto che le nostre madri di famiglia. Sarete voi a gestire il nostro futuro. Nostro perché noi ormai la nostra vita l'abbiamo segnata. Abbiamo un lavoro e abbiamo una nostra routine quotidiana. Invece voi potete davvero cambiare le cose. Io credo che il tempo sia vostro d'ora in poi e che il vostro futuro sia soprattutto il nostro futuro. Noi vi abbiamo lasciato un'eredità che è anche un po' pesante, scelte che non sempre sono scelte appropriate, però adesso avete la possibilità di mettere la vostra, di dare la vostra occasione di riscatto a tutti quanti, e quindi il fatto di essere qui oggi insieme dopo un anno significa affermare con forza che il percorso che avete fatto è un percorso veramente che merita. Avete frequentato una scuola che ha dato il possibile a ciascuno di voi e probabilmente in qualche momento vi ha fatto anche arrabbiare. Ecco, io vi dico questo, nella mia vita ho fatto tantissime cose, ma sono grata soprattutto alle porte che ho trovato chiuse e ai no che mi sono stati detti. Certe volte mi hanno fatto crescere. In certi momenti mi sono accorta che probabilmente avrei dovuto tenere la bocca chiusa o forse che avrei dovuto in qualche modo fare delle scelte diverse. Ma ogni volta che ho trovato un ostacolo davanti a me, quell'ostacolo mi ha fatto diventare più forte. Mi ha fatto capire che le cose si possono fare se le vogliamo fare, che se abbiamo un sogno lo dobbiamo coltivare, non possiamo permettere a nessuno di portarcelo via. Voi rappresentate questo stasera. Siete il vostro sogno. Da qui a qualche anno sicuramente avrete realizzato qualcosa di importante nella vita, ma siete soprattutto il nostro sogno. Io vi guardo e vedo delle cose meravigliose. Tra voi stasera c'è un mio ex studente di moltissimi anni fa, grande, ha frequentato il serale, Daniele Trofei, non ti vedo. Eccolo là, eccolo là. Cito lui perché lui è stato, secondo me, il mio più grande insuccesso nella storia della mia docenza da professoressa. È scappato dalla scuola quando io ero la sua insegnante, ma stasera è qui e festeggia un 100 e lode alla scuola serale anni dopo. Cito lui, ma ce ne sono tantissimi altri. Poi ci saranno i vostri rappresentanti di istituto, ci sarà Giulia, ci sarà Simone, ci sarà Aurora, che vi racconteranno il loro momento di crescita e la loro scuola. Ecco, io vi ringrazio perché essere a scuola per me, ma penso anche per tutti i docenti, per tutto il personale che la scuola la vive, significa non invecchiare mai. Significa avere sempre qualcosa per cui mettersi in discussione, qualcosa in cui credere. Io torno qui stasera felicissima di farlo, perché questo è il lavoro più bello del mondo. Non c'è niente come quello di lavorare con i giovani che ci possa permettere davvero di investire sul futuro della nostra società. Quindi vi ringrazio uno a uno per aver scelto il 15 giugno di un anno dopo di essere qui a dirci che il tempo ha un valore. Il vostro tempo è il nostro tempo. Grazie ragazzi. Ecco, stasera a condividere il tavolo con me ci sono esponenti del mondo della società civile e della nostra città,
che abbiamo scelto di far venire perché rappresentano un po' l'anno difficile che abbiamo vissuto. Ve li presento uno a uno, ma comincio dal nostro assessore, già sindaco della città di Busto, Gigi Farioli, che ci porta i saluti della nostra città. Ragazze e ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta. Ragazze e ragazzi, i vostri genitori, i vostri insegnanti. Guardate, io non voglio parlare molto di me, però non potevo, mentre ascoltavo le parole della vostra dirigente scolastica, che io continuo in forza della mia rottamata e rottamabile età a essere più portato a chiamare preside. Mentre ascoltavo le sue parole non potevo non rivedere le immagini delle moltissime volte che ho avuto il piacere con il preside di Rienzo, con la preside Cattaneo, con chi ci ha preceduto, di partecipare a Diploma Day di questa scuola. Ed è vero, ogni volta è stata una volta speciale, ma oggi non si può non nascondersi e non ricordare che voi siete la testimonianza di qualcosa di veramente speciale, per certi versi impossibile. Veniamo tutti, e poi chi parlerà dopo di me sarà testimone ancor più significativo di quello che è stato l'anno che abbiamo attraversato. Ecco, c'è stato un anno in cui l'impossibile, l'imponderabile, l'inaspettato è entrato violentemente nella nostra storia. È entrato talmente violentemente da essere invisibile eppure potentissimo, da essere inafferrabile eppure in grado di stravolgere tutte le nostre e le vostre abitudini. Ed ecco perché ha stravolto e si è accanito in particolar modo su qualcosa che pareva impossibile da essere strappato, cioè il desiderio, la voglia, il piacere di essere insieme, di vivere, di sognare, aggregarsi, di vivere i sogni e di essere insieme vicini. Questa è una scuola che dico ho sempre avuto l'orgoglio in ogni ruolo che in ormai lunghi decenni della mia vita in cui ho avuto la grazia, il dono, l'onore, il privilegio di rappresentare la città in qualunque ruolo di cui sono andato fortemente orgoglioso. Questa è una storia, questa è una scuola la cui storia ha sempre portato chi l'ha frequentata, chi vi ha insegnato, chi ci è passato al centro di un'attenzione che è andata al di là dei propri confini. E voi avete avuto per certi versi la capacità, per esempio, con l'attenzione a dei curriculum particolari, con l'attenzione alla digitalizzazione, di essere forse più pronti di altri a convertire una modalità di approccio all'insegnamento. Ma anche voi avete vissuto il dramma dell'isolamento, il dramma del non vivere più la scuola, il dramma di un distanziamento che mentre veniva definito sociale negava la socialità, che obbligava a stare lontani quanto più si sentiva il bisogno di essere vicini. Ecco perché è con particolare orgoglio, con particolare gioia e con originale commozione che io rappresento qui oggi l'istituzione comune. Io non sono uno di quelli che ha avuto il privilegio di frequentare questa scuola. Sono di un'altra scuola, non dico sono di un'altra parrocchia, perché lo direi in altri eventi e in altri momenti. Tanti miei colleghi, compreso il sindaco, hanno avuto l'onore di essere figli e studenti di questa scuola. Io ho semplicemente avuto l'onore, l'orgoglio e la grazia di poterne essere orgoglioso. E allora ragazze, ragazzi, genitori, insegnanti, vivete quest'oggi come un giorno speciale tra tanti giorni speciali,
ma il giorno speciale, ha ricordato prima la vostra preside dirigente scolastica, 365 persone diplomate, quasi ognuna a simboleggiare un tempo e un anno inimmaginabile, impossibile, speriamo irripetibile, che però ha lasciato in ciascuno di voi, credo, insieme con la sofferenza di isolarsi, la capacità di capire che cosa è essenziale. E per una scuola essenziale è imparare, formarsi, appassionarsi, conoscere, ma anche condividere e stare insieme. Come splendidamente oggi condividete e condividiamo un giorno speciale. Pensavo prima, 365 giorni sono i giorni di un anno normale. Il 2020 era un anno bisestile. Credo che in questo ci sia una volontà di orgoglio eretico dell'Ite Tosi. Si dice sempre anno bisesto, anno funesto. Voi non potete alzarvi oggi pensando che il 2020 per voi sia stato un anno funesto. È stato l'anno che con tante, tantissime difficoltà vi ha però portato all'inceptio, al diploma. Vi ha portato in una condizione non condivisa con nessuno prima di voi e probabilmente con nessuno dopo di voi, al diploma orgoglioso dell'Ite Tosi in un anno speciale e che rimarrà unico e verrà ricordato da voi e da noi come un giorno in cui dopo un anno venite a festeggiare insieme, potendo ricordarvi che quest'anno di attesa ha dimostrato come il tempo a volte non è soltanto lo scandire di una lancetta, ma è qualcosa che interiormente viene rielaborato e vissuto con la dimensione del sogno e del futuro. Che il vostro futuro sia segnato dalla originalità e della specialità che voi avete nel cuore. Che come diceva Dante 700 anni dopo la morte, ognuno di voi raggiunga la propria stella e che i vostri desideri di persone che hanno vinto e vissuto un anno speciale, speciali, singoli e ripetibili, siano il sogno nostro, vostro e anche della città di Busto Arsizio. E ricordatevi, tra di voi, lo diceva bene prima la vostra dirigente, ci saranno coloro che fra qualche anno saranno la classe dirigente di questa città e non solo di questa città e che rottameranno, loro sì ce la faranno, anche l'ormai vetusto e rottamabile ex sindaco, assessore Gigi Farioli, che avrà sempre l'orgoglio di esserci stato questo 15 giugno speciale, ma che attende di essere sostituito dei sogni da voi. Grazie. Bene, tra noi che siamo una grande comunità, stasera ci sono anche l'ex preside Benedetto Di Rienzo e l'ex preside Nadia Cattaneo. Purtroppo non abbiamo i vostri genitori, loro sono qui un po' in rappresentanza di tutti loro. Sono qui seduti tra il pubblico insieme anche a Vanna Colombo e a Guido Gregori della nostra associazione Noi del Tosi e della Fondazione Merlini, perché siamo una grande comunità. E come tali ci piace in qualche modo accompagnarvi verso le vostre mete. Spiace che non ci siano le vostre famiglie, perché sicuramente sarebbe stato un momento felice da vivere insieme, però vi stanno guardando in streaming e in questo momento credo che siano orgogliose di ciascuno di voi. Tra poco vi chiameremo uno alla volta. Prima vi facciamo però sentire le parole di tre esponenti della nostra società civile che occupano una parte molto importante delle nostre istituzioni. Abbiamo ospite tra noi il capitano dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e un infermiere dell'ospedale di Busto. Li abbiamo scelti perché ci possono raccontare che cosa ha significato l'anno scorso essere in prima linea in un momento molto particolare. E quindi passo la parola al capitano dei Carabinieri, Anna Maria Putartì, giusto? Che ci racconterà un attimo la sua esperienza e sicuramente vi farà un saluto. Grazie. Ringrazio la dirigente scolastica, gli insegnanti e soprattutto voi per l'invito che avete esteso. Per me, rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, è una grande opportunità essere oggi presente in questo giorno
che è veramente speciale, fatto atteso diciamo un anno intero, ancora di più sicuramente. Abbiamo affrontato e stiamo continuando ad affrontare un periodo molto difficile che ci ha messo alla prova. La cosa su cui vorrei soffermarmi è che ha messo alla prova tutti, quindi è stata, diciamo, è stato assolutamente trasversale. Ognuno di noi, dai banchi di scuola, sia nel mondo del lavoro, sia noi carabinieri, le forze dell'ordine, siamo stati messi alla prova di fronte a un qualcosa di così grande che non era conosciuto e che ci ha costretto a rimboccarci le maniche e a utilizzare nuovi strumenti, a vivere una nuova quotidianità, a far sì che venissero rispettate anche quelle regole del vivere comune per far sì che tutti potessimo tornare al più presto alla normalità. Avete già affrontato un anno fuori dalla scuola, vi siete già sicuramente messi alla prova con gli esami universitari, prima sentivo qualcuno che ne parlava e per me è sempre è una forte emozione. Quello che vi auguro è quello un po' che provo anch'io, cioè di realizzarvi nella vita, nel lavoro, per riprendere anche le parole della vostra dirigente, perché affrontare la quotidianità, il mondo del lavoro, con passione aiuta a far sì che venga trovato un proprio posto, un proprio ruolo nella società. Quello che vi auguro è che voi possiate realizzarvi. Grazie ancora, bocca al lupo per tutto. E ora passo la parola al capitano della Guardia di Finanza, Palazzini Simone. Ecco, le istituzioni che noi spesso vediamo molto lontane sono sempre vicine nella nostra società e in questo anno particolare ci hanno dato veramente una mano. Prego. Innanzitutto, buonasera a tutti. Ringrazio la dirigente scolastica per l'invito. Ringrazio tutti voi per l'invito. Ci troviamo oggi a festeggiare a distanza di un anno un evento importante per tutti voi, un evento importante e un evento atteso soprattutto, che purtroppo è venuto in un momento particolare, in un momento che ci ha visto tutti impegnati in prima linea contro un nemico invisibile, un nemico che abbiamo provato in tutti i modi a combattere e piano piano sembrerebbe questo di oggi, il fatto di poter festeggiare tutti insieme o comunque dare una parvenza di normalità a quella che è la giornata odierna, combattere contro un nemico invisibile che al momento siamo riusciti a fronteggiare. Siamo riusciti a fronteggiarlo grazie al rispetto delle regole, di tutte quelle che sono le regole basilari del periodo, dal portare la mascherina al distanziamento sociale, al vaccinarsi e andare quindi in qualche modo a utilizzare delle armi contro una situazione che non possiamo purtroppo allo stato ancora prevedere quanto continuerà e se ritornerà più forte e più pericolosa di prima. Oggi siamo qua a festeggiare, a me fa un grandissimo piacere essere qui presente, avere davanti a me tanti ragazzi che hanno avuto già un assaggio di quello che è il mondo del lavoro, chi il mondo del lavoro, chi l'università o comunque ha proseguito gli studi. Sentivo anche io prima, ero con il capitano Budorti, dei ragazzi che già hanno sostenuto anche degli esami, anche in maniera brillante. Questo sicuramente è un segnale di ripartenza, è un segnale forte che tutti noi dobbiamo dare, dobbiamo cercare in tutti i modi di continuare a rispettare le regole, non andare a manifestare delle situazioni degli atteggiamenti che in qualche modo possono mettere in pericolo noi stessi e gli altri. E in un momento così difficile, dal quale piano piano stiamo riuscendo in qualche modo ad uscire, sicuramente eventi come questo non possono far altro che rafforzare quella che è l'unione e quella che è la bellezza del poter vivere situazioni o comunque momenti che ci meritiamo, dei momenti che una persona, comunque uno studente, per tutto l'anno cerca in qualche modo di immaginarsi come il momento più bello dell'anno e poi magari
per un evento o una situazione imprevedibile si ritrova a dover in qualche modo rinunciare a quello che si era immaginato nell'arco praticamente del percorso di studi o comunque nell'arco dell'ultimo anno. Detto questo, io vi rinnovo nuovamente il mio in bocca al lupo, tantissimi auguri a tutti voi e un grande ringraziamento di nuovo a chi ha permesso questa cerimonia oggi e che ha permesso a noi tutti di essere qui presenti. Grazie. Grazie capitano. L'ultimo saluto viene da Diego Rossini, che è un infermiere dell'ospedale di Busto, in rappresentanza di una categoria, quella medica e ospedaliera, che l'anno scorso è stata veramente in prima linea e che si è trovata ad affrontare un'emergenza che nessuno conosceva. Grazie. Grazie dell'invito. Allora, ho pensato a lungo oggi a cosa avrei potuto dirvi e anche loro hanno detto quello che pensavo io. L'evento era imprevedibile, è stata una cosa drammatica e ci ha colti assolutamente di sorpresa. Potrei spiegarvi quello che ho visto, ma non mi sembra assolutamente il caso. Potrei spiegarvi come si respira attraverso un casco, potrei spiegarvi molte cose. In realtà ho pensato soltanto di chiedervi tre cose. La prima è di cercare di rispettare ancora per un po' le regole che ci sono state date. Sono state queste che hanno permesso di non rendere questa situazione veramente una tragedia devastante, perché l'anno scorso non ci siamo stati dentro, non ce la facevamo più. Il 15% del personale ospedaliero si è ammalato e fate il conto che grazie a Dio nessuno è morto, ma circa 30 persone se la passano molto male, hanno degli strascichi importanti, tra cui una collega giovane, 27 anni. Cercate di fare il possibile, tenere la mascherina, la chirurgica, perlomeno, igienizzatevi le mani, state attenti, mantenete la distanza, lo so che è difficile, fate il possibile. La seconda cosa che vi chiedo è una riflessione sul vaccino. Non spetta di sicuro a me dirvi se il vaccino sia da fare o meno, vi informerete, ma adesso sta già a voi prenotarvi, quindi pensateci su, fate le vostre riflessioni. Io ho avuto il Covid a novembre, sono stato poi vaccinato a gennaio e febbraio col vaccino, quello Pfizer, e possiamo raccontare tutto, quindi rifletteteci su, pensateci. So che non è una cosa facile, ma è indispensabile dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista. E l'ultima cosa invece che voglio chiedervi è di non, passata questa cosa, cercate di non dimenticarvi di noi. A noi non è mai piaciuta la dizione supereroi oppure tutte le cose che abbiamo visto passare, non ci è mai piaciuta. Devo dirlo, ognuno di noi fa questo lavoro anche perché è retribuito, altrimenti non lo farebbe, però chiaramente ha dentro di sé forse delle spinte diverse. Io mi auguro che, passata questa situazione, noi non si ritorni ad essere quello che negli ultimi anni purtroppo avevo visto spesso in pronto soccorso, nei reparti a rischio, forse la parola un po' grossa, ma siamo stati veramente sottoposti a essere quasi considerati carne da macello prima del Covid. Io quello che davvero vi supplico, vi prego, ci avete tanto osannato l'anno scorso tutti, passata questa cosa non vi chiediamo nulla, vi chiediamo soltanto rispetto, e come rispetto che tutti noi diamo a voi. Mi spiace, a volte è vero, succedono delle cose antipatiche in ospedale, magari arrivate, trovate la persona scortese o dovete aspettare troppo tempo per una visita, ma vi assicuro che sono eventi eccezionali. Quindi quello che davvero con tutto il cuore vi chiedo, passata questa situazione, non dimenticateci. Grazie.
Bene. Diamo adesso inizio alla proclamazione e alla consegna virtuale dei diplomi. Ora tutti gli studenti verranno chiamati e alla fine, classe per classe, e alla fine premieremo con le borse di studio gli studenti che abbiano conseguito il 100 e il 100 lode. Quindi iniziamo con la quarta AI. Si alzano quando vengono chiamati. E iniziamo subito bene. Anania Nadine, 100. Barra Alessandra. Bernarello Gaia, 100. Bielli Sara. Bralia Matilde. Bressan Carola. Favaro Eliana. Ferrari Giorgia, 100. Gioria Martina. Locati Anna. Madonia Chiara. Mazzi Erika, 100 e lode. Pagni Lion. Non c'è, ok. Pigni Alessia, 100. Raimondi Francesca. Rigliano Emma. Tilelli Giulia. Veggetti Mattia. Zanin Francesco. Villa Alessia, scusate. E Zanin Francesco. Passiamo adesso alla quarta BI, Amministrazione Finanza e Marketing. Con Bardelli Edoardo. Bastone Alessandro. Borsani Luca. Caldera Mattia. Colombo Riccardo. Ferrario Federica, 100. Garuti Lorenzo. Magnoni Riccardo. Piscetta Sofia. Ratti Alessia. Rosio Rebecca, 100. Rossini Tommaso. Tamberi Filippo. Trovò Karin, 100. Vitaloni Alice. Oddio. Allora, passiamo adesso alla consegna delle borse di studio per le due classi del quadriennale. Chiamiamo qua Anania Nadine. Che viene premiata con una borsa di studio disposta dalla Fondazione Merlini. Viene premiata dal coordinatore di classe, che è la professoressa Barone, ed è presente per la Fondazione Merlini il presidente Guido Gregori. Sempre per la quarta I, Bernarello Gaia, premiata con una borsa di studio disposta dalla Fondazione Merlini.
Ferrari Giorgia, borsa di studio della Fondazione Merlini, Pigni Alessia, borsa di studio della Fondazione Merlini, Mazzi Erika, borsa di studio della Fondazione Merlini. Per la quarta B, premiati dalla professoressa Chiocchi, si avvicinano. Ferrario Federica, Rosio Rebecca, Trovò Karin, premiate con una borsa di studio disposta da Reti S.p.A. Passiamo alle classi di amministrazione, finanza e marketing, iniziando dalla quinta AF CLIL. Altavilla Nicola, Altavilla Samuele, 100. Antoniazzi Andrea, Belvisi Emanuele, Beretta Andrea, Bianchi Mauro, Biesso Irene, Caputo Alessia, 100. Colombo Alberto, Colombo Federico, Ferioli Alessandro, Fiorattini Luca, Lebiu Matteo, 100, Leoni Andrea, Monfrini Daniele, Nisar Umaira, Pupo Simone, 100 e lode, Ruggero Filippo, Sbarra Davide, 100, Simonetti William, Squadrone Davide, per le borse di studio della Quinta F si avvicinano Altavilla Samuele, Caputo Alessia, Lebiu Matteo, Pupo Simone, Sbarra Davide, premiati dalla professoressa Vanzini.
Altavilla Samuele e Caputo Alessia ricevono una borsa di studio disposta da Reti S.p.A. Gobbo Matteo, Lebio Matteo e Pupo Simone ricevono borsa di studio disposta dall'Associazione Noi Deltosi ed è presente la Presidente Vanna Colombo Bulla. Sbarra Davide riceve borsa di studio disposta dall'Associazione Noi Deltosi. Proclamiamo ora i diplomati della classe quinta BF. Albè Davide. Annoni Simone. Azzimonti Tommaso. Beverina Luca, 100. Butanu Dorin, 100 e lode. Carturan Nicolò, 100. Ciambelli Marco. Cozza Alessandro. Erenti Chiara, 100. Florio Andrea. Geca Elisa. Maestri Alessia, 100. Mazzucchelli Matteo. Olgiati Marco. Olmo Alessia. Pampallona Dennis. Pedroni Leonardo. Tra i numeri di tutte quelle zitto Quinci Andrea e Rampoldi Lorenzo si avvicinano per l'assegnazione delle borse di studio Beverina Luca, Butano Dorin, Carturan Nicolò, Erenti Chiara, Maestri Alessia, premiati dalla professoressa Chianese. Sai che facile a dirsi, ma qui niente come lo voglio io. Niente come lo voglio io. Yeah. Beverina Luca riceve borsa di studio disposta dalla signora Patrizia Testa, qui presente, in memoria dei genitori Franca e Luigi Testa. Butano Dorin riceve borsa di studio disposta dalla famiglia Tomasini, presente il dottor Luca Tomasini. Carturan Nicolò riceve borsa di studio disposta dalla famiglia Rossini. Erenti Chiara, Maestri Alessia ricevono borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi. È ora il turno della proclamazione degli studenti della quinta CF CLIL. Amicone Filippo. Barella Fabio.
Bellizzi Anna Chiara. Benincasa Simone. Caldarola Giulia. Candiani Greta. De Lodovici Matteo 100. Franzetti Beniamino. Gianandrea Greta. Grassi Davide. Lando Giulia. Menini Jacopo. Ozzi Eleonora. Plaitano Alessia. Proverbio Elisa. Rozzoni Alberto 100. Scampini Mattia. Soster Alessandro. Tranchinetti Giacomo. Si avvicinano De Lodovici Matteo e Rozzoni Alberto, premiati dalla professoressa Carlone. Eccoli. De Lodovici Matteo riceve borsa di studio disposta dell'Istituto Tecnico Economico Tosi. Rozzoni Alberto riceve borsa di studio disposta da Tipolito Candiani, presente il signor Stefano Rozzoni. È ora il turno della classe quinta S del corso serale. Aburto Maria Laura. De La Paz Ashley. Eterni Beatrice. Galolu Stella. Marzucco Liborio. Mascherpa Andrea. Minigozzi Marco. Pianese Gabriele. Pilco Flor. Prendasci Orlando. Sartirana Serena. Seminara Denny. Trofei Daniele 100. E tua pante Judith. Si avvicina per la consegna della borsa di studio Trofei Daniele, premiato dalla professoressa Scaleia. Daniele riceve borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi. E ora il turno delle classi di relazioni internazionali per il marketing. Iniziamo dalla quinta AR, corso DESDE. Antoniazzi Gaia. Catoggio Alessandra. Colombo Elisa. Colombo Marco 100. Gallo Manuel. Giannelli Riccardo.
Isufi Alket, Macchi Viola, Magnoni Andrea, Marrone Egle, 100, Merli Federica, Morolli Martina, Nanni Alessandro, Nerviani Valentina, Re Lorenzo, Redaelli Francesca, 100, Rizzi Matteo, Sandini Elisa, 100, Spoladore Alessio, 100, e Vecerina Federico. Si avvicinano per la premiazione con le borse di studio Colombo Marco, Marrone Egle, Redaelli Francesca, Sandini Elisa e Spoladore Alessio, premiati dal professor Bosetti. Colombo Marco? Riceve borsa di studio disposta dall'associazione Noi del Tosi. Presente la presidente Vanna Colombo Bolla. Marrone Egle riceve borsa di studio disposta dall'associazione Noi del Tosi. Redaelli Francesca, borsa di studio dell'Associazione Noi del Tosi. Sandini Elisa, borsa di studio disposta da Banca di Credito Cooperativo, presente il dottor Tomasello Adalberto. Spoladore Alessio, borsa di studio disposta da Banca di Credito Cooperativo. Passiamo ora alla classe quinta BR corso ESABAC. Bagaglio Silvia, 100. Bollini Serena, Bottaccin Federico, Donatiello Francesca, Famulari Serena, Giovane Giorgio, Giuffrida Martina, 100, Graziani Chiara, Grisot Luca, Adfawi Duina, Longhi Carola, 100 e lode, Miotti Sara, Miranda Gaia, Pangilinan Angelica, 100, Pastori Veronica, Pavesi Andrea, 100, Quargentan Marica, 100, Riolfo Giulia, 100, Simonetti Jasmine, Tassinari Matteo,
Tessari, Mirko, 100. Si avvicinano tutti questi 100 e 100 lode per l'assegnazione delle borse di studio. Gli studenti della quinta BR sono premiati dalla professoressa Montanini. Bagaglio Silvia riceve borsa di studio disposta dalla famiglia Montanini in memoria di Remigio Montanini. Giuffrida Martina riceve borsa di studio disposta da 3G SRL. Longhi Carola riceve borsa di studio disposta da Remax, Karma di Gallarate, presente il dottor Alessandro Mele. Anche Pangilina Angelica riceve borsa di studio disposta da Remax, Karma di Gallarate. Pavesi Andrea riceve borsa di studio disposta da Soluzione Informatica SRL, presente dottoressa Raffaella Forni. Quargentan Marica riceve borsa di studio disposta da 2C Italia SRL. Riolfo Giulia riceve borsa di studio disposta da Cassa Lombarda, presente il dottor Morlacchi Loris. Tessari Mirko riceve borsa di studio disposta da Cassa Lombarda, Comitato Genitori. Veniamo ora alla classe quinta CR. A quadro Filippo, 100. Agrati Beatrice, Aliu Giovanna, Bacchiega Alessandro, Bardelli Tommaso, Bianchi Sofia, Binotto Giulia, De Oliveira Emily, Edalli Beatrice, Gian Gregorio Marco, 100. Giatti Giulia, 100. U Cinzia, Maestrello Giulia, Mantegazza Gaia, 100. Mungai Silvia, Pecis Alice, Kefalia Giulia e Satta Claudia. Si avvicinano a quadro Filippo Gian Gregorio Marco, Giatti Giulia e Mantegazza Gaia con la professoressa Ferrari per l'assegnazione delle borse di studio. A quadro Filippo, borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi. Gian Gregorio Marco, borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi.
Giatti Giulia, borsa di studio dell'Istituto Tecnico Tosi. Mantegazza Gaia, borsa di studio dell'Istituto Tecnico Economico Tosi. E ora il momento della quinta DR. In fondo. Barlocco Tommaso, Bianchi Valentina, Biscotto Riccardo, Bolognini Beatrice, 100, Clementi Valentina, Cozzi Tommaso, Ducai Raffaela, Ferrazzi Marta, Florio Sara, Amam Saloa, La Capra Giulia, Leci Mario, Lo Piccolo Francesco, Loda Luca, Mastorgio Luca, Mazzitelli Davide, Nastri Martina, Praderio Chiara, Rossi Filippo, Sangalli Milena, Scala Filippo, Staurengo Beatrice e Varone Anna. Si avvicina Bolognini Beatrice insieme alla professoressa Tripodo per l'assegnazione della borsa di studio. Beatrice riceve borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi. Passiamo ora alla quinta ER, corso di seconda lingua cinese. Abedi Alessandro, Anzio Paolo, Bauccio Desirè, Bavato Simone, Bianchi Kiran, 100, Colombo Alessandro, Colombo Cristian, D'Amico Sharon, Gaion Camilla, 100, La Scala Nicole, 100 e lode, Leoni Gaia,
Lovaglio Alessandro. Lu Ningi. Lualdi Isabel. Lucchese Aurora. Maestranzi Martina. Montagnana Elisa, 100. Pelacchini Alice, 100. Signorini Chantal. Sozzi Caterina. Spiniello Anita. E Tessari Martina. Si avvicinano Kiran, Camilla, Nicole, Elisa e Alice con la professoressa Gino. Bianchi Kiran, borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Tosi. Gaion Camilla, borsa di studio dell'Istituto Tecnico Economico Tosi. La Scala Nicole, borsa di studio dell'Istituto Tecnico Economico Tosi. Montagnana Elisa, borsa di studio dell'Istituto Tecnico Economico Tosi. Pelacchini Alice, borsa di studio dell'Istituto Tecnico Economico Tosi. Ultima classe di relazioni internazionali, la quinta FR. Qua. Eccoli qua. Sì, sì. Adamo Matteo. Bergamaschi Vittoria. Bianchi Edoardo. Teresa Davide. Cichello Ilenia. Cozzi Laura. De Innocentis Giulia, 100 elode. De Matteis Sofia, presente la mamma perché Sofia è in Erasmus. 100. Della Peppa Cristian. Fonseca Romina. Frago Giuseppe. Gianni Mattia, 100. Ovieni Alessandro. E Tozzo Federico, che ha fatto un esame oggi. Allora, si avvicinano Giulia e la mamma di Sofia e Mattia con la professoressa Farina per l'assegnazione delle borse di studio. Okay. Sofia riceve la borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi. Giulia riceve borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi. E Mattia riceve borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi.
E ora il turno delle classi di sistemi informativi aziendali, iniziando dalla quinta AS. Belcastro Simone. Brusco Simone. Cento. Carboni Mattia. Cardona Carol. De Luca Donato. De Luca Mariana. De Chiara Federico. Lendar Colud. Luoni Andrea. Magno Cavallo Luca. Mometti Marta. Palumbo Marco. Panebianco Nicolas. Paroni Alessia. Possamai Massimiliano. Scantamburlo Aurora, 100. Scarsato Emanuele. E Todeschini Federica. Si avvicinano Brusco Simone e Scantamburlo Aurora con la professoressa Pauciurlo per l'assegnazione delle borse di studio. Simone riceve borsa di studio disposta dalla Banca di Credito Cooperativo ed è presente il dottor Tomasello ad Alberto. Anche Aurora riceve borsa di studio disposta da Banca di Credito Cooperativo. Per la quinta BS abbiamo una menzione speciale, perché questa classe ha conseguito il 17 aprile il primo posto del premio Scuola Digitale 2021 con Project Work Teams 4.0 svolto lo scorso anno scolastico. Complimenti ragazzi. Ademi Caldo. Andrade Bezzi. Ivette. Ok. Arosio Matteo. Battaglia Simone. Branca Camilla. Caccia Matteo. Caprioli Fabio. Comarasami Giulì. Como Pietro. Cova Caiazzo Marco. Dervisci Doen. Falanga Davide. Lualdi Riccardo. Morgante Fabio. Sassi Gabriele. Testa Leonardo. Torretti Riccardo. Tosello Alessandro. Tripati Samuel. E Ventre Alessio, 100. Alessio si avvicina con la professoressa Paci. E riceve borsa di studio disposta da Cassa Lombarda Comitato Genitori, presente il dottor Morlacchi Loris. Ed eccoci alle classi di turismo. Quinta AT. Barbero Elisa. Bazzurina Uliana. Bezzon Aurora.
Canola Andrea, Cerutti Federica, Ferrarello Federica, Galvan Alessandra, Gianella Alessia, Caiali Naiwa, Milan Serena, Minerva Giulia, Pascarelli Giorgia, Passera Anna, Puricelli Veronica, Resmini Arianna, Sanapo Riccardo, Somaruga Emma, Tozzi Anita, 100 e lode. Wai Jonathan. Anita si avvicina con la professoressa Oggioni per l'assegnazione della borsa di studio. Anita riceve borsa di studio disposta da Banca di Credito Cooperativo, presente il dottor Tomasello Adalberto. Quinta BT, qua davanti. Andreata Alessandra. Celoria Andrea. Familari Veronica, Fracasso Anastasia, Iorio Daniela, Lettori Contartese Siria 100, Maidi Rida, Mantala Kim Alissa, Mantovan Ivan, Marangoni Giorgia, Mascetti Alessia, Masiero Arianna 100, Mele Manuel, Mombelli Marta, Montanaro Elisa, Moretti Magda 100, Pietrucci Matteo, San Giorgio Chiara e Veronesi Alessia. Si avvicinano Siria, Arianna e Magda con la professoressa Vanoli. Siria riceve borsa di studio disposta da Cassa Lombarda, Comitato Genitori. Presente il dottor Morlacchi Loris. Arianna riceve borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi. Magda riceve borsa di studio disposta dall'Istituto Tecnico Economico Tosi. In rappresentanza del corso IFTS è presente gentile Andrea David. Premiamo adesso due studenti che lo scorso anno
hanno ottenuto la media dei voti più alta. Premiamo Jacopo Fortina della quarta AF CLIL dello scorso anno, che ha ottenuto una media del 9,60, e viene premiato dalla dirigente Amanda Ferrario. E Lupinelli Clara, della quarta DR dello scorso anno, che con la media del 9,92 ha ottenuto la media più alta tra le ragazze della scuola. Ed è premiata dalla dirigente Amanda Ferrario. Stai qua. Vieni, vieni Clara. Facciamo una foto. E adesso siamo quasi alla fine della cerimonia ed è il momento probabilmente un po' più emozionante e più toccante. Prima del lancio del tocco abbiamo ancora un paio di cose. Chiamo Aurora, Giulia e Simone, rappresentanti di istituto dello scorso anno. Dov'è Simone? Eccolo che arriva. Che terranno il loro saluto, il loro discorso di saluto a tutti voi, e a seguire ci sarà anche in rappresentanza del comitato genitori il signor Alessandro Mele. Intanto, se volete avvicinarvi, vi passo il microfono. Ciao a tutti e ben ritrovati. In realtà mi ero preparata a un discorso, però ho deciso di cambiare all'ultimo, ispirata anche dai discorsi che ci sono stati fatti precedentemente. È vero, per noi è stato un anno difficile, quello che è stato il nostro ultimo anno di superiori, e pensavamo di concluderlo con l'ultimo giorno di scuola, pronti a festeggiare, ma purtroppo non è stato così. Però abbiamo dimostrato una cosa importante, che è quella del saper affrontare le difficoltà nella vita, e sicuramente la vita ce ne riserverà tante, ma partendo da quello che è successo in passato, sono sicura che io, ma ciascuno di noi, sarà in grado di affrontare al meglio le difficoltà della vita future. Ma soprattutto una cosa che noi, i ragazzi della mia classe, avevamo scritto in una lettera ai professori: l'importante nella vita non è essere vincitori, ma vincenti, e penso che noi, con la difficoltà che abbiamo affrontato, l'abbiamo dimostrato. Quindi oggi mi sento di fare un in bocca al lupo a tutti quanti e di augurarvi il meglio della vostra vita, perché ce lo meritiamo. Buonasera a tutti. Ciao raga. Io scusate, leggo, ma sono in imbarazzo. È arrivato anche per noi questo giorno, un giorno tanto atteso, penso dalla prima, da quando siamo entrati in questa scuola. Purtroppo so che non è quello che ci aspettavamo, quello che non avevamo mai immaginato di dover passare così. Come del resto nessuno si sarebbe mai immaginato che una pandemia ci potesse portare via la nostra normalità, ma soprattutto momenti così importanti come questo, o anche come l'ultimo giorno di scuola. Attimi che comunque avremmo portato per sempre nel cuore. Nonostante questo siamo qua e secondo me dovremmo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Non penso sia la difficoltà dell'esame di maturità a determinare quanto sia cresciuta, quanto sia matura una persona, bensì come questa affronta il proprio percorso per ottenere ciò che vuole. E secondo me il nostro percorso non è stato tanto facile, ma noi ce l'abbiamo fatta e siamo stati anche molto bravi, e quindi dobbiamo esserne fieri. Immagino che ognuno di noi ormai abbia iniziato un nuovo percorso, c'è chi ha iniziato a lavorare, c'è chi lavora, c'è chi studia e che è in sessione, e chi fa entrambi. Spero che comunque tutti abbiate trovato la vostra strada e vi auguro il meglio, perché ce lo meritiamo. In bocca al lupo, raga. Ciao a tutti ragazzi, come state? Devo dire che è veramente importante essere qui per tutti. Io credo che veramente dopo aver sorpassato questo momento possiamo fare quello che vogliamo. Io vi faccio solo un augurio. Pensate sempre positivo, ragazzi, anche nei momenti difficili, anche nei momenti più tosti, col sorriso, andate avanti. E niente, ragazzi. Auguri!
Grazie ragazzi, grazie mille. Io credo che questa sia la dimostrazione che ci avete insegnato molto, l'arte della pazienza. Io non sono una persona molto paziente, le cose le voglio di solito tutte, le voglio subito, ma a volte le cose belle arrivano con calma. Abbiamo aspettato un anno per essere qui e purtroppo non possiamo avere tutto, per cui vi rinvito da qui ai prossimi 5 anni a essere qui magari a raccontarci che cosa avete fatto, come avete finito l'università, che lavoro state facendo, che cosa avete realizzato nella vita. Se volete possiamo fare un'edizione speciale per voi, i maturati del 2020 che hanno molto da raccontare, inserendovi anche nel libro che scriveremo l'anno prossimo invece per l'anniversario della nostra scuola, per il 70° della nostra scuola. E invito per ultimo il signor Alessandro Mele in rappresentanza del Comitato Genitori. Dopodiché, ragazzi, preparatevi perché ci sarà il lancio del tocco e una sorpresa per voi. Buonasera a tutti. È un'emozione, vi posso garantire che è un'emozione vedervi da qui. Siete veramente belli. Complimenti. Innanzitutto voglio ringraziare la dirigente scolastica, con la quale abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio. Grazie mille. Grazie a lei, grazie alla dottoressa Giovanna Vezzaro per l'organizzazione, che vi posso garantire non è stata facile, visto il periodo. In poche settimane si è cercato di fare il massimo nonostante la situazione. Vi posso garantire che si sono prodigati il personale ATA, tutto il corpo docenti, quindi è stato fatto il massimo anche col nostro supporto del Comitato Genitori per quello che siamo riusciti a fare. Ovviamente la situazione è stata particolare e il ringraziamento più grosso lo faccio a voi. Ho sentito parlare prima le persone che mi hanno preceduto con tanti belli argomenti, hanno parlato della risorsa del tempo. Prima dicevo, se potessi tornare alla vostra età, con le esperienze fatte, sicuramente mi godrei diversamente la vita. Parlava prima una delle ultime ragazze, parlava del successo. Ovviamente l'augurio che vi faccio è di far tesoro di tutto quello che vi è capitato e di tutto quello che vi capiterà. Cadrete tante volte, ma tante volte dovrete trovare la forza di rialzarvi, perché la vita è dura e l'ultimo anno ce l'ha dimostrato. Grazie ancora a tutti e un augurio di buona vita. Grazie, grazie. Adesso ragazzi, è un peccato doverlo fare al proprio posto, non poterci poi alzare e festeggiare tutti insieme, però questa sera organizzare questa cosa non è stato facile, abbiamo dovuto chiedere tantissimi permessi, la prefettura ci ha autorizzato con un numero ridotto, per cui non potevamo superare un certo numero di persone presenti qui, altrimenti anche i vostri genitori sarebbero stati presenti, qualche amico, insomma, sicuramente più professori. E quindi ci vediamo qui un po' così, a ranghi ristretti. Però ci tenevamo a farvi fare comunque il lancio del tocco, perché è un momento bellissimo ed è comunque una cosa molto emozionante. Vi chiedo però una grande responsabilità, siamo comunque ancora in periodo di Covid, quindi non possiamo poi mescolarci, non possiamo andare a recuperare il nostro cappello qua e là, quindi una volta che il tocco vola via, lasciatelo cadere dove cade, recuperate quello che vi cade più vicino, perché poi dovrete riconsegnare il tocco e la toga, perché abbiamo la cerimonia più in là. E quindi un attimo, quindi cominciamo a prepararci. Vi preannuncio che dopo il lancio del tocco vi verrà distribuita una piccola bottiglietta, piccola nel senso che è proprio un segno, perché non possiamo festeggiare, non possiamo mangiare, non possiamo bere insieme, e quindi non potete aprirla qui, portatela a casa e apritela con i vostri genitori stasera, oppure tenetela, è un ricordo della giornata di oggi. Ecco, scusate, piccola comunicazione di servizio, poi l'uscita va regolamentata, quindi dovrete avere la pazienza che io vi dica chi deve uscire come. Ok, grazie, scusa. Ok, vi chiediamo veramente, volevamo farlo, però abbiamo delle regole molto ferree, quindi se vogliamo alzarci in piedi, con il cappello in testa, pronti? Aspetta. Pronti, pronti, ci siete tutti? 3, 2, 1...
Via! Ok, figuriamoci. Per favore non assembriamoci, grazie. Allora usciranno. Faccio uscire. Preside. Do le indicazioni per uscita? Sì. Purtroppo ragazzi dobbiamo dare le indicazioni per
l'uscita è autonoma. Visto che l'uscita è autonoma, vi preghiamo comunque.